un'offerta culturale. Il malcontento e la sofferenza sono il primo passo verso il progresso. Scendere in campo oggi significa innanzitutto prendere atto delle difficoltà che attanagliano la nostra città e cercare di ricominciare. Ci vuole coraggio e determinazione, ma soprattutto onestà. Con queste parole Rita Formichelli, candidata alle primarie di Isernia, ha lanciato il suo programma elettorale. Quali altri i punti salienti? I punti più importanti del mio programma sono soprattutto quello di offrire ai cittadini l'idea di un progetto unitario che tocchi tutti gli aspetti e quindi qualità della vita, che significa ambiente, cultura, turismo e lavoro. Se sarà sindaco, la prima cosa che vorrebbe fare? Partire dalle cose che abbiamo, partire dai progetti che già sono in cantiere e prendere quello di buono che hanno fatto le precedenti amministrazioni, facendo però tesoro degli errori che le precedenti amministrazioni. Portare a termine dei progetti buoni se ci sono, e spero proprio di sì e immagino di sì, e cominciare a lavorare per creare le basi per quelle che sono, che è il mio programma di visione unitario. E sulla scena politica da sole 2 settimane è stata in grado di mettere d'accordo il PD e anche Molise di tutti. Come ha fatto? Dovreste chiederlo a loro, perché non ho usato arti magiche e quindi o pozioni miracolose. Sono scelte che hanno fatto, che hanno ponderato, e diciamo pure che qualcuno mi conosceva, altri non mi conoscevano e mi hanno conosciuta in queste 2 settimane. Non sono giunte richieste particolari? Richieste assolutamente no. Quindi l'unico impegno scritto che lei ha preso è quello della candidatura? Quelli che mi conoscono sanno benissimo che non possono chiedermi e quindi sarò io a chiedere aiuto e chiedere collaborazione, e quindi ci sarà una collaborazione. L'impegno scritto che ho preso, l'unico impegno scritto che ho preso ad oggi, è aver sottoscritto la mia candidatura alle primarie. Ultima cosa, come sarà il suo impegno con il governo regionale? Il mio rapporto con il governo regionale, credo di averlo spiegato bene, sarà un rapporto che non può essere, ma nel bene dei cittadini e nell'interesse della comunità, un rapporto di rottura o di appiattimento. Il rapporto con il governo regionale, ma non è soltanto con il governo regionale, le amministrazioni comunali hanno possibilità di interloquire anche con il governo centrale e anche con il governo europeo. Dappertutto il sindaco di Isernia e l'amministrazione di Isernia si deve presentare nel rispetto delle istituzioni, ma con dignità, e quindi chiedere per ottenere ciò che ci compete, con forza e determinazione.